Buongiorno a tutti, signore e signori, e benvenuti a questa edizione speciale del Giornale Fecale. Notizia shock dal mondo dello spettacolo. Steven Colon, attore e protagonista della serie I Coprophagus, ha dichiarato pubblicamente di aver subito degli abusi sessuali da parte di minori poco raccomandabili, di cui mostriamo le foto alle mie spalle, due dei quali si troverebbero già in mano alla giustizia, il terzo e il più birbante dei tre si trova ancora a piede libero. Ma ascoltiamo le struggenti parole che ci ha delicatamente offerto il celebre attore. In due mi tenevano e il loro capo si faceva chiamare Pirino e mi guardava dritto e mi sussurrava: "Ricorderai la mia faccia". E in un batter d'occhio mi sono trovato come la mortadella dentro un panino e allora ho chiuso gli occhi e ho pensato: "Stai per morire". Così ho cambiato approccio, ho deciso di godermi quell'ultimo attimo di vita. Ma la mia condiscendenza ha fatto uscire fuori di testa questo Pierino che mi ha preso e mi ha sbattuto per terra con il culo per aria. È tornato con una sorta di bastone, almeno 40 centimetri, e me l'ha ficcato tutto dentro il culo. E oscillava dentro e fuori, come una specie di giostra, e non dimenticherò mai la sua faccia. Sono parole che colpiscono il cuore. Ma passiamo a qualcosa che sicuramente ci interessa di più, sapere se l'attore sarà nella condizione psicofisica ideale per poter portare avanti la serie I Coprophagus, arrivato ormai al sesto episodio. E per sapere questo siamo andati a trovare direttamente il creatore della serie, Gogo Cocipa. Visibilmente scioccato dalla tragedia e di poche parole, il creatore Gogo Cocipa ci fa comunque intuire che la serie potrà proseguire, fortunatamente. Perciò vi ricordo di iscrivervi al suo canale e di lasciare dei simpatici commenti. E con questo penso sia tutto. Allora, buona giornata e andate tutti a cagare. Signora Gloria, posso aiutarla? Tu pensi che fare i bambini sia un gioco? Io lo faccio da una vita e guarda come devo respirare. Facevo 20 bambini al giorno. 20 cosa? Tu ingoierai tanto di quello sperma che ti sazierai. Che roba è? Ti piace la frutta? Non so, io non... Ci servono banane. Questo gruppo mi fa impazzire. Sì, anche a me. Vorrei scoppinarli. Hanno delle chitarre veramente assurde. Fermati, c'è frutta e verdura. Arrivo alla rotonda e torno indietro. Io rispetto le leggi della strada. L'inversione di marcia è gravissima. Caga sotto. Belzebù saluta. Ti volevo, ecco, parlare. Mi è giunta voce che hai dato il culo. Sì. Complimenti. Ti ho sottovalutata. Se sei d'accordo, io
potrei inserirti nel giro giusto. Ho un mare di conoscenze, tanti amici. Potremmo fare tanti soldi e solo l'80% andrebbe a me. Allora, soci? Sì! Siamo soci! Bene! Mi prometti che avrò tantissimi amici? Tantissimi! Sì! Ehi, sei qua? Ho visto che i vicini smontavano la piscina, ma che ne è stato del gangbang? Niente, l'hanno annullato. Ho ordinato il modem. Doveva arrivare una settimana fa. Arriva dalla Cina. Si chiama Modem Dog. È una trovata della Apple. Si tratta di un modem con le sembianze di un cane. In realtà è un cane con un modem ficcato nel culo. Povero animale, ma non soffrirà. Sì.